Valeria, sei arrivata all'ultimo minuto, benvenuta a Modena, anche se qui è quasi più casa tua ancora che il Palapanini che conoscerai fra pochi giorni, però com'è stato questo primo impatto? C'è già stato anche bisogno di te per qualche minuto in campo? Sì, intanto grazie per il benvenuto, sono molto contenta di essere qui, ecco, sono arrivata stamattina, quindi diciamo che sono ancora un po' emozionata, perché poi soprattutto è stato, anche come hai detto tu, c'è stato l'ingresso in campo, quindi è stato a maggior ragione più emozionante. Sono contenta di essere qui e spero veramente di riuscire a dare una mano a questa squadra. Come hai visto oggi la squadra? Una partita che era fondamentale, perché in campionato il cammino non è stato ottimale, però tre punti che servivano portati a casa. Assolutamente sì, io come ho detto non c'ero in settimana, quindi non so come è stata preparata la partita, ma conosco come lavora Marco e la cosa fondamentale era portare a casa questi tre punti vista la classifica, quindi immagino giocare qui al Palayama Mai non è facile, quindi sono stati tre punti importanti e va bene così. Per te insomma una novità in questa stagione, avevi iniziato in A2, poi dopo si è presentata d'improvviso questa opportunità, che obiettivi ti dai per questa seconda parte di stagione? Guarda, sì, come hai detto tu è stata molto improvvisa, quindi ancora forse devo realizzare. I miei obiettivi sicuramente è riuscire a dare una mano a questa squadra quando ci sarà bisogno e rendermi il più disponibile possibile, poi è chiaro, se si vince qualcosa siamo tutti molto felici.